Stefano Disegni lo seguo da tempo. Eh no, poi Cuore, Lo Scrondo, e adesso le strisce sul Fatto Quotidiano. È uno dei fumettisti italiani per grappolo maggiore. Che poi anch'io da giovane dovevo fare fumettista, l'ho portato. Poi mi sono chiuso la mano nella portiera del San Camillo di mio zio e non ho potuto più disegnare. E allora ho fatto il rappresentante di Piadine, il cantante di Liscio, adesso c'ho la galleria d'arte. Ma torniamo a Stefano, perché è uscito il suo nuovo libro che si chiama Fabrizio Iolongo, Il Detective col Dittongo. Ed è una raccolta di fumetti noir ambientati nel mondo della musica, molto divertenti e surreali. Ma il bello di questo libro è che all'interno si radica questi fumetti nella storia degli anni Ottanta, attraverso immagini di oggetti dimenticati, attraverso ritagli di giornale. Ed è bello perché i giovani non lo sanno, che per esempio io, quando telefonavo all'amorosa che stava a Voghera, andavo nelle cabine telefoniche con un sacco di gettoni, che poi li consumavo tutti, e quando alla fine l'amorosa mi diceva: "Allora domani ci vediamo", che poi dopo, ecco, da lì, mi cascava l'ultimo gettone e non sentivo quello che mi diceva. E no, poi. Fabrizio Iolongo, Il Detective col Dittongo, Stefano Disegni, edizioni Sagoma Comics.